Cari studenti, gentili professori, parliamo ora della web tax, la tassazione delle multinazionali digitali, che viene analizzata prendendo le mosse da due articoli, uno di Carlo Calenda e Massimo Mucchetti e un secondo articolo di Martina Pennisi. Cos'è la web tax? La web tax, appunto, è una tassazione che verrebbe fatta o sui profitti o sui ricavi delle grandi imprese multinazionali che si occupano del digitale, per compensare il fatto che, come giusto che sia, ogni impresa che opera in uno Stato debba pagare allo Stato in cui ha la sua attività una partecipazione alle attività dello Stato stesso. Ora, il discorso non è però così semplice, perché queste multinazionali digitali tendono a pagare le imposte nello Stato dove hanno il loro quartier generale e non negli Stati in cui magari realizzano l'attività di impresa, cosa che invece non è logica, e quindi si tratta di ragionare su come poter compensare con una apposita tassazione l'attività delle multinazionali digitali. Il discorso non è però così semplice, perché queste attività hanno una caratteristica particolare. In realtà, come sappiamo, Google o Facebook o altre attività che conosciamo e che i ragazzi, i giovani soprattutto, utilizzano con molta intensità, non è che producono e vendono beni e servizi. Il 95% e oltre dei ricavi, degli introiti di queste società è dato dalla pubblicità, nel senso che apparentemente il servizio è gratuito, lo utilizziamo gratuitamente, e però le multinazionali ottengono dei ricavi per compensare i loro costi. E quindi non è così facile sul piano, diciamo, proprio della determinazione delle entità da sottoporre a tassazione recuperare le somme a cui poi appunto far pagare le imprese. Inoltre c'è anche il problema di non scoraggiare queste attività, perché comunque sono attività che sono state anche recentemente messe in discussione, ne sono stati visti i limiti, sono state molte discussioni abbastanza interessanti sulle attività di queste società, però purtuttavia non è bene che queste società vengano scoraggiate. Ma perché un'impresa deve pagare le imposte in uno Stato? Beh, perché fondamentalmente lo Stato, con le sue attività, le infrastrutture che esso genera, fertilizza il contesto economico, sociale e produttivo in cui poi le multinazionali o comunque le altre imprese operano. Pensiamo all'esistenza di scuole, ospedali, strade, autostrade, rete di comunicazione, infrastrutture energetiche o anche di quelle che sono le reti digitali. Tutto ciò comporta il fatto che le imprese è bene che concorrano alla determinazione di queste attività e quindi sopportino una parte delle risorse che servono per pagare le infrastrutture. Quindi il problema è di compensare da una parte il fatto che le multinazionali digitali possano operare al meglio con il fatto che dall'altro lato ci sia anche un loro concorso a pagare le imposte allo Stato. Ora, il discorso però non si ferma qua, perché le multinazionali digitali stanno ridisegnando un insieme di questioni molto importanti, un po' anche l'architettura di tante produzioni viene a essere modificata dalla loro presenza, e quindi è bene che esse non si sottraggano al pagamento delle imposte. Dall'altro lato, io credo che le persone devono essere consce che ci sono dei grandi vantaggi nel poter utilizzare apparentemente, come dicevo, in modo gratuito i loro servizi, ma dall'altro lato è anche bene che ci sia un'etica da parte di queste imprese, ci sia la consapevolezza da parte dei cittadini che c'è sempre una sfida, perché quando poi si utilizzano i servizi gratuiti si sa che magari certi dati vengono anche recuperati. Infatti queste imprese hanno la loro grande risorsa nei bit, non nella struttura fisica, e il discorso fondamentale è allora di compensare gli interessi reciproci in gioco. L'Europa su questo è in ritardo, è bene che in Europa ci sia una web tax, ma sarebbe anche bene che ci fossero delle multinazionali digitali europee, perché attualmente le grandi imprese di questo campo sono americane, cinesi, asiatiche, e l'Europa sta soffrendo perché è in ritardo su queste attività.